Salve a tutti ragazzi e benvenuti dal vostro Lore Tech. È da qualche giorno che volevo aggiornare il mio desk setup. Ho acquistato da qualche tempo un nuovo monitor e avevo bisogno di un impianto 2.1. Sfogliando un po' su Amazon mi sono imbattuto in questo impianto, il Logitech Z533. Sulla carta dovrebbe offrire performance eccellenti con un audio ad alta fedeltà e prestazioni incredibili. Vediamolo insieme nei dettagli. Logitech Z533, sistema 2.1 con due casse e un sub. Suono potente e avvolgente con bassi molto profondi. Grazie al subwoofer da 30 watt goditi i tuoi film e la tua musica preferita. Corpo in legno con rivestimento in stoffa. Altoparlanti da 2,5 pollici erogano una potenza da 60 watt. In colorazione bianca è presente il logo Logitech in dorato. Controlla accensione e spegnimento attraverso la comoda rotellina. Una levetta con la scritta bass permetterà di gestire la potenza dei bassi. Nella parte posteriore del sub verranno collegati i due altoparlanti, inoltre è possibile collegare il proprio PC, tablet o console. Ho appena finito di installare tutto, adesso vediamo più nel dettaglio come funziona. Comoda rotellina in colorazione bianca con un coperchio di colore grigio, ruotando in senso orario ci permetterà di accendere il nostro impianto. Un click ci farà capire che l'impianto è acceso. Automaticamente si accenderà un LED di stato. Possibilità di poter regolare la nostra musica. A sinistra troviamo un pulsante che ci permetterà di gestire i nostri bassi, dal minimo a un massimo. Il loro consiglio è di tenere la levetta a metà. Nella parte destra invece troviamo jack da 3,5 per cuffie e jack da 3,5 per microfono. Sulla parte posteriore vediamo inciso il logo Z533 e la scritta left per posizionare l'altoparlante. Io ho posizionato le casse in questo modo e inoltre possibile modificare l'orientamento in orizzontale in base alle vostre esigenze. Sentiamo un po' come suona. È possibile inoltre nella parte posteriore inserire un cavo jack RCA per collegare diversi dispositivi. Prendiamo il nostro cavo jack e lo inseriamo nell'iPad. I cavi piatti neri e rivestiti sono semimodulari, così potrai utilizzare solo i cavi che ti servono. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così fosse lasciate un bel like, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al canale per non perdere il prossimo video, ci rivediamo come sempre qui, alla prossima dal vostro Lore Tech.